che i rapporti tra l'amministrazione comunale, la Giarra e Parcheggi non siano mai stati idilliaci non è un mistero, ma la novità introdotta dalla società che gestisce la sosta a pagamento nel comune ionico rischia di inasprire ulteriormente il clima. La cancellazione del ticket di mezz'ora, che ha già scatenato la veemente protesta della Confcommercio locale ma anche di numerosi cittadini, non è piaciuta nemmeno al primo cittadino Roberto Bonaccorsi. Che la Confcommercio abbia ragione, la cosa che mi ha stupito è che l'amministrazione non è stata informata, anche se dalla ricerca che ho fatto forse è previsto contrattualmente la possibilità di far pagare un'ora intera, c'era senza dubbio la necessità di informare l'amministrazione, il rappresentante della città, affinché si valutasse in un momento nel quale stiamo cercando di trovare una soluzione anche per tutte le fattispecie attinenti alla gestione del parcheggio, anche la possibilità di valutare eventuali misure diverse qualora loro dovessero applicare questa misura solo perché non raggiungono un equilibrio dal punto di vista economico-finanziario. Ritengo forse un po' scorretto non aver avvisato l'amministrazione. Lei comunque insomma chiederà alla Giarre Parcheggi qualcosa in merito? Sì, sì, chiederò immediatamente qualcosa, un minimo di convocazione affinché si dia comunicazione del perché, quali sono stati i motivi per cui di fatto si è raddoppiata la tariffa minima, si è passata da 40 centesimi ad 80 centesimi, questo non permette il ricircolo delle macchine, va sicuramente contro la possibilità di ricambio nella zona e quindi contro gli interessi dei commercianti ad avere i posti liberi. Ritengo che ci sia un danno economico ma anche un danno per le attività commerciali. Questo rischia di inasprire un po' i rapporti tra l'amministrazione comunale e la Giarre Parcheggi, rapporti che non sono mai stati idilliaci, diciamo. No, non sono mai stati idilliaci e ritengo che dal punto di vista formale occorreva correttezza anche in questo caso, prima di prendere una misura così importante e interloquire con l'amministrazione doveva essere un atto dovuto, non bisognava chiederlo, ecco, ora io invece chiederò, farò una convocazione affinché mi si dia una spiegazione, ecco, lo ritenevo proprio un atto dovuto e importante.